Dei nobili, quindi addestrati e meglio armati, e facevano un gruppo centrale appunto di fanteria pesante. Le classi più povere, che normalmente nella vita facevano contadini e allevatori, partecipavano alla battaglia con quel poco di armamento che avevano, molto economico, come potevano essere lance, giavellotti, coltellacci e soprattutto armature naturali di lana pressata o anche di cuoio. Al contrario dell'esercito romano, che era sicuramente meglio organizzato, come potrà spiegarvi lui. Sì, sicuramente era più organizzato ed era anche più preparato, più allenato, era una macchina da guerra. E in questo periodo, nel periodo repubblicano, i legionari erano divisi in tre grandissime classi, ed erano gli astati, i principi e i triari, ed erano, diciamo, andavano anche per fasce d'età. Naturalmente i triari erano i più veterani, i più esperti, diciamo, ed erano la parte terminale dell'esercito. Prima venivano i giovani, i veliti, quelli che poi accendevano un po' le fiamme della battaglia, e poi venivano gli astati, i principi. Noi in questo caso rappresentiamo solamente due classi, i principi e i triari. C'è anche, poi li vedrete uscire, ci sono anche i veliti, che sono quelli che, come dicevo prima, iniziavano la battaglia e avevano delle funzioni particolari, ma comunque sia, ed erano composte da ausiliari. In questo caso sono degli arcieri e dei lanciatori di giavellotto. Normalmente in una situazione del genere, quando gli eserciti si sono schierati, prima di
partire con la battaglia e versare il sangue, perché comunque è uno spreco di uomini e di risorse, c'era sempre un tentativo di parlamentare per trovare una mediazione tra due popoli. Per cui normalmente usciva il capo, il Rix, o comunque il comandante dell'esercito gallico, per parlamentare e incontrava il tribuno o diciamo il comandante della regione, che andava a parlamentare per chiedere il passaggio e la sottomissione dei popoli che si andava a conquistare. Praticamente si cercava di arrivare a un accordo, prima con le parole. Questo quasi mai era possibile, perché nessuno si faceva sottomettere da Roma. Sì, Roma normalmente proponeva di assoggettarsi, diventando anche lui appartenente al popolo romano e godendo anche dei stessi diritti, e soprattutto a livello commerciale, perché il commercio di Roma comprendeva tutto il suo, all'epoca, quello che verrà dopo impero, ma anche la Repubblica, che era molto vasta, e quindi anche i Galli tendenzialmente col commercio avevano un mercato molto più ampio e potevano guadagnarci. È anche vero che il costo della libertà non era molto gradito, quindi quasi mai si arrivava ad un accordo. Quando questo poi non era possibile, si cercava di passare a una seconda fase, quella di far combattere, diciamo, i migliori, il campione dell'esercito di uno schieramento e dell'altro, per poter arrivare a un accordo, diciamo. Questo era raro, però si provava anche in questa maniera. Sì, ci sono delle fonti storiche in cui ne parlo, però appunto per non sprecare troppo sangue, soprattutto perché, come dicevo, chi faceva la guerra erano contadini, allevatori, che poi alla fine dovevano recuperare le risorse per il popolo, si cercava di limitare i danni facendo combattere i due campioni degli schieramenti. Non so, forse chi ha visto il film Troia, anche se non c'entra con il nostro periodo, si ricorderà lo scontro che hanno fatto tra i due campioni. Ah, questo avveniva veramente all'epoca. Per cui adesso vedremo il campione dei Galli. Lugubanus! Risultato, si passava veramente poi alla battaglia con tutte le varie schermaglie che la precedevano. Normalmente la formazione di Roma, che era molto più inquadrata e disciplinata, attendeva lo schiantarsi delle forze galliche, perché a parte la classe nobiliare, che era più addestrata, gli altri non erano molto distanti. Normalmente il primo scontro che veniva erano proprio con i leggeri, quindi la classe più povera, che normalmente era leali dello schieramento, fuoriusciva per tempestare di giavellotti l'avversario. E in questo caso, con questo tipo di carica qua, Roma rispondeva in quest'altra maniera: si disponeva a informazione detta a muro, praticamente metteva gli scudi a far muro contro qualsiasi cosa gli veniva lanciato, frecce o giavellotti, per dare protezione ai propri armati. Gaisos! Fanghe! Naturalmente le insegne andavano dietro ed erano protette, perché erano le prime cose che andavano protette, insieme agli ufficiali. Poi adesso Roma cercava di controbattere, facendo uscire a sua volta i suoi veliti, le truppe ausiliari, per andare a schermaglia anche loro, per cercare di infastidire il nemico. Sì, serviva più. Non era mai risolutivo, serviva proprio per snervare l'avversario, indebolirlo e fargli perdere la concentrazione e la formazione ideale. Intanto assumere! Posteriore!
Anche i Galli avevano una formazione riparata, simile a Testuggio, che viene chiamata Reda. Una forma molto più grezza di quella romana, però aveva lo stesso adesso è solamente una rappresentazione, sono pochi quelli che escono, ma figuratevi delle truppe proprio, veramente, proprio addette a questo servizio. Giunto a questo punto, la prima schermagliata di quasi di presentazione, per darti fastidio, inizia una carica vera e propria, dove la fanteria pesante gallica centrale, quella dei meglio armati, dei nobili, cercava di sfondare le linee romane. I romani si piazzavano compatti, guardate, scudo a fianco all'altro, tutti a muro. Tentava di sfondarli, perché sfondando le linee romane perdevano efficacia, non avevano la spinta comune, quindi si smembravano i vari gruppetti ed era più facile sfondarli e terminarli, anche perché normalmente i Galli erano sempre il numero maggiore dei romani. Sì, no, siamo non è così. Come avete notato, la botta era grossa. Cioè, immaginate tante persone che arrivano in corsa, loro cercavano di piazzarsi e uno si teneva con l'altro per fare da burro, da granito contro gli altri. Sì, poteva capitare che delle persone morissero proprio dall'impatto di tutto, da quanto era violento. Potente in questo punto. Questa è un'altra cosa, è una posizione tipicamente d'attacco dell'esercito di Roma, è detta a Cuneo, dove quasi a cuspide cercano di sfondare le linee nemiche. Loro, vedete, ognuno spinge il compagno che è davanti. Pensate una spinta di tutti quegli uomini allo stesso tempo. Praticamente tutto il la spinta di tutti gli uomini è concentrata contro un singolo punto. Orbite! Orbite! Cosa succede in questo caso? Lo schieramento gallico, cioè, è arretrato, ha subito il colpo, però non è stato sfondato. Per cui le ali, quelle leggeri, cercano di chiudere la tenaglia. E allora in questo caso i romani si mettevano a cerchio, e si difendevano, praticamente il centro, e tutti facevano il cerchio, si chiama posizione ad ordine. È stata brevissima questa cosa. A questo punto sarebbe successo che o i romani venivano sopraffatti e sterminati nel mezzo, oppure man mano sottigliavano le file galliche finché non riuscivano ad avanzare loro stessi e vincere la battaglia. Niente, io penso che quello che volevamo farvi conoscere del modo di combattere e di quello che era il modo di essere dei Celti, non so se ci siamo riusciti, però noi in pochi istanti, perché è durato talmente poco, una battaglia durava molto ma molto di più, abbiamo cercato di farvi capire, diciamo, le varie tattiche, sono state cose velocissime, non so se siete riusciti a cogliere questa cosa, però abbiamo cercato di potervi rendere l'idea. Le associazioni che hanno partecipato a questa prima cosa, di andare via, che a livello rievocativo ogni gruppo, vorrei far notare che ogni gruppo, sia celto che romano, cerca di ricostruire studiando e materialmente, manualmente, tutto l'armamento per cercare di scoprire quello che era la vita dei romani nel nostro caso, e loro possono dire altrettanto per quello che è lo spirito più che altro, perché veramente c'è un... Perché ci divertiamo talmente tanto a farlo,
perché oltre a essere una cosa culturale faccio capire tante cose, ci divertiamo tanto. Altrimenti ci divertiamo, ci hanno proposto i nostri ragazzi di farvi un paio di scontri veri, un po' duri, per farvi capire, perché si vogliono divertire anche loro. Quindi, allora, prima di presentare questi...